Amici e amiche della Voce del Diavolo e del canale YouTube Milanello, ben ritrovati. Avrei voluto fare un video così per cercare di uscire dall'accerchiamento. Secondo me sembra quasi che il Milan sia il generale Caster a Little Big Horn con tutti i nemici, in quel caso gli indiani. Che volevano fargli la pelle. Il Milan è un po' così. Sono diventati tutti matti per il Milan primo in classifica. Per il Milan primo in classifica, una squadra, come ha detto Scaroni, una squadra che non solo è prima in classifica, ma ha raddoppiato i ricavi, ha un fatturato inutile, no, non inutile, inutile. Qualche fatturato, qualche bilancio inutile ce l'hanno altri, ma patrimonio netto molto molto buono, tutti gli indicatori economici positivi, anche la squadra ha indicatori positivi, appunto è prima in classifica, e la squadra sembra che sia la terza squadra con la rosa più giovane, cioè dei giocatori che hanno giocato finora il Milan a livello di età media. E quella è al terzo posto con un po' meno di 24 anni, con un po' più di 24 anni di media, un po' meno di 25. C'è qualcun altro che veleggia tranquillamente sui 29 anni e passa di media. Ecco, il gol non annullato a Pulisic li ha fatti diventare ancora più matti. Vabbè, problema loro. Le immagini, ci sono immagini che dicono una cosa, immagini che dicono un'altra. Sinceramente abbiamo sentito anche la dichiarazione dello stesso Pulisic, che chiaramente è di parte, ma obiettivamente rimane l'incertezza su quel fallo, e quindi su quel fallo di mano o quel fallo di petto, ascella, chiamiamolo come volete, ma comunque alla fine è andata così, ci è andata bene, per una volta ci è andata bene, ma da qui a dire ci sono i poteri forti, che vogliono il Milan, ma dico, stiamo scherzando, non scherziamo, però me non pigliateci in giro. Per una volta che il Milan nel dubbio ha avuto una decisione a favore, ecco, tra l'altro applicando pedissequamente il regolamento, non ne parliamo. Ma adesso, più che questo argomento, volevo parlare dell'ultimo scandalo che sta attraversando il calcio italiano. E io non credo che sia opportuno minimizzare, molti stanno minimizzando. Molti stanno minimizzando, sì, ma che cos'è? Alla fine non si parla di aver truccato le partite. Io non lo so se si parla di non aver truccato le partite. Io non lo so e adesso vi spiego perché. Allora, che cosa è successo? È successo che alcuni giocatori, ma si sapeva, hanno il vizio del gioco. Si sapeva perché a Milano si sa quali sono i giocatori che hanno il vizio del gioco e che anche durante il Covid trovavano il modo di andare in qualche posto non lecito. In qualche posto non lecito. Se uno in Italia vuole giocare in un modo regolare, se ne va al casinò di Venezia, al casinò di Saint Vincent, al casinò di Sanremo, oppure se abita proprio a Milano, fa pochi chilometri e se ne va a Lugano, a Campione, non so dove ci sono tutti questi casinò in Svizzera, comunque pieno. E quello è un modo di giocare al casinò, puoi giocare roulette, blackjack, poker, hold'em e tante altre cose, 7-Eleven. Oppure è pieno di agenzie di scommesse regolari dove si va e si gioca tutto in un modo regolare. Quello vuol dire giocare in un modo lecito. I giocatori hanno un'ulteriore regola, un codice etico che è messo nel contratto, che gli viene spiegato benissimo alla firma del contratto e che tutti sanno, loro possono giocare nei posti leciti, ma non possono giocare su qualunque cosa, su che tempo farà, ai cavalli,
al basket, alla pallamano, alle bocce, ma non possono giocare sulle partite di calcio per un ovvio conflitto di interessi. Queste sono le regole e lo sanno tutti benissimo. Cosa hanno fatto alcuni giocatori? Alcuni giocatori sembra che abbiano giocato sul calcio e tramite siti illegali. Allora, è da vedere, chiaramente, poi si vedranno le carte e tutto, ma c'è già qualche ammissione di responsabilità. Allora, quella sul calcio è giocare, se hanno giocato in un modo regolare sul calcio, sono dei pirletti, dei ragazzi viziati, annoiati, che non so cosa dirgli, c'è da dargli un buffet e dire ma che cosa fai, ma che cosa fai. Fosse solo quello, è una cosa non gravissima, perché lì comunque tu sei registrato, hai tutto, quindi vuol dire che sei semplicemente un pirletti. Ma si sa anche questo ormai sicuramente, non si sa quanti e quante volte, ma che qualcuno l'abbia fatto è sicuro. Se hanno giocato sui dei siti illegali, questo è gravissimo. A parte che è un reato penale, non si può. È vero che la pena non è enorme, è vero che l'eventuale reclusione rientra nella condizionale, l'attenuante, quindi nessuno va in galera. Se giochi qualche volta su un sito illegale. Ma l'idea che si sta facendo è che questa fosse una prassi consolidata e che regolarmente giocassero sui siti illegali. La domanda quindi è: perché giocavano sui siti illegali? Beh, la prima risposta è facile: per non farsi beccare, perché loro non possono giocare. Quindi giocavano sul calcio. A. Quindi giocavano laddove non si può, laddove su siti che non può, che sono veramente gestiti dalla malavita, perché questo è il punto. Se un sito è legale, è legale. Se un sito è illegale, è ovviamente gestito dalla malavita, quindi da personaggi da cui bisognerebbe stare molto lontano, non avere continue frequenze, no? Questo lo dice la logica. Quindi io non minimizzerei. Per niente. Io non direi, ah, ma quello, ma no, un giocatore ci ha fatto vincere quello, oppure questo è un giocatore, un bravo ragazzo. No, non minimizzerei perché se hanno sbagliato questi ragazzi appunto devono pagare. E io mi chiedo che cosa stiano a fare, non dico le famiglie, che le famiglie di molti giocatori. Questa è la gallina dalle uova d'oro. Vabbè, lasciamo perdere. Ma i procuratori hanno anche un interesse. I procuratori devono sapere esattamente che cosa fanno i loro assistiti e devono gestire queste cose. Gestire bene, e non lo fanno. Mi chiedo appunto che cosa servono questi procuratori ai giocatori solo per portargli via soldi, evidentemente, o per fargli guadagnare tanto, ma senza fare le cose per bene. Ma voglio toccare questo punto. Signori, questa ipotesi, speriamo che sia un'ipotesi totalmente destituita di fondamento. Quante volte abbiamo visto giocatori fare errori incomprensibili, errori inspiegabili? Sì, è vero, nel gioco del calcio dice è facile, tu in poltrona dici quello sbaglia. Sì, ma qualche volta si sono visti dei risultati strani, dei gol presi o dei gol sbagliati, strani, inspiegabili, dei cartellini gialli o dei cartellini rossi in cui si è detto: ma cosa fa quel giocatore? Ma perché? Come, perché si è preso quel giallo lì? Come si fa a fare un fallo del genere? Ecco. È successo anche con gli arbitri, eh? È successo anche con gli arbitri qualche volta che facciano degli errori inspiegabili. Qui stiamo parlando di uomini.
E stiamo parlando di tanti soldi. E ora stiamo parlando di scommesse. E ora stiamo parlando, non per gli arbitri, grazie a Dio, gli arbitri non sono minimamente coinvolti e sembra neanche gli allenatori, solo i giocatori. Solo la parte, diciamo così, più ricca e più inesperta. Cioè persone che pensano di essere, che sono in paradiso, che sono toccate dalla fortuna, ma evidentemente non se ne rendono conto. Ecco, torniamo al discorso. Siamo sicuri che questi continui contatti con la malavita, legato al calcio, alle scommesse, quindi legato ai soldi, non abbia ingenerato delle situazioni in cui poi, direttamente o indirettamente, col passaparola tra di loro, siano successi dei fatti veramente brutti? Ecco, io me ne frego se a tirar fuori il punto è stato un personaggio molto, molto discutibile, discusso e discutibile, un pluripregiudicato. Me ne frego, non è quello il punto. L'importante è che sia venuto fuori. Ora però io voglio che la magistratura faccia un'inchiesta molto approfondita, molto approfondita. Il calcio è di tutti. Stiamo facendo l'ennesima figura assurda di fronte al mondo, all'Europa, al mondo del calcio e non solo. Adesso spero che la magistratura vada veramente in fondo. Per capire, sono dei pirletti e basta, gli diamo uno scappellotto, o c'è qualcosa dietro di molto più profondo, di molto più malavitoso, e quindi, ove così fosse, è necessario intervenire con la ruspa per estirpare tutto? Ecco, questa è una domanda a cui ovviamente io non ho risposta. Ho la speranza che si tratti solo di ragazzate, di gente ricca e annoiata e nient'altro. Me lo auguro, me lo auguro. Vedremo le prossime puntate. Ciao a tutti.